aspettano. Ok, allora adesso una domanda fuori dagli schemi, giustamente questa trasmissione, questo Stefano, dillo con più enfasi, questa, perché questa è una domanda bella tosta. Sì, questa edizione si chiama Football Outside the Box. Allora, da quando esiste la Pay TV in Italia, ovvero dalla metà degli anni 90, gli scudetti sono stati vinti solamente dalla Juventus, dal Milan e dall'Inter, a eccezione di un tricolore vinto dalla Roma e uno dalla Lazio, che tra l'altro sappiamo che sono alla fine, insomma, la società non bene. Non esiste un precedente simile in tutta la storia del calcio. Ritieni che debba essere rivista la distribuzione di TV per creare più equilibrio in Italia? Appunto, abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un accenno sui playoff. Non me ne voglio gli amici, tanti amici che ci seguiranno su Canale 25, Juventus, di tifosi di Juve, Milan e Inter, però io penso che nello sport non dico che si debba partire tutti uguali, tutti dalla stessa linea, però un vantaggio così enorme per uno sportivo come me, insomma, qualcosa che non quadra. Tu come, che ci dici, Fabrizio? Scusami, ma voglio dire, i tifosi della Marussia, adesso penso che non concesso che ci siano gli appassionati di motori che facciano il tifo per questa scuderia, ma secondo me si divertono. Cioè, quando c'è uno strapotere della Mercedes, c'è uno strapotere in questo momento, forse sta ritornando in auge la Ferrari, ma poi dietro di loro, come dire, il buio è esattamente la stessa cosa che si ripropone nel campionato di calcio. E lì in Formula 1 non partono tutti con lo stesso motore, ognuno ha il proprio motore, la propria tecnologia, ci sono le case che studiano, no? Come poter andare più veloci degli altri, e poi le case più grandi ingaggiano i piloti migliori. Io non sono d'accordo che tutte le squadre debbano partire. No, anche io, però una forbice così grossa negli altri paesi esteri non c'è, perché ci sono regole diverse. Qui ci sono delle regole che vantaggiano molto comunque Juventus, Milan, Inter, oppure le squadre di grandi città. Queste sono le regole che ci sono qui in Italia, diverse all'estero, rispetto all'estero, tranne in Spagna, che c'è una distribuzione autonoma, non è collettiva, e lì la forbice è addirittura più ampia, perché la Madrid e Barcellona guadagnano più rispetto alle altre squadre, però almeno c'è più libertà. Il Valencia ed uno, se tratta bene con le televisioni, può essere che possa colmare un po' il gap. E qui una squadra come la Fiorentina, per esempio, parte svantaggiata già sapendo di avere 80 milioni magari in meno di euro. Una squadra a caso, la Fiorentina. Una squadra a caso, rispetto alla Juventus. Sì. Tra l'altro ieri ci siamo sentiti, ho detto che... Fabrizio, hai fatto una battuta in radio. No, io immaginavo che la Fiorentina potesse battere il Verona, no? E lui era molto contento. Ho pensato molto, non è lo stesso avviso Montella, perché 10 serve su 11, evidentemente la testa sull'Europa League. Speriamo, insomma, che veramente possa far bene l'Europa League. Poi comunque sulla Fiorentina parleremo a dovere, perché una nota di merito che voglio lanciare ai passioni del calcio è quella di dare tanto risalto alla Fiorentina, perché... È stata tolta dalla scaletta la Fiorentina, non sei stato avvisato. Va bene, parleremo a modino, come si dice. Allora, però tu stesso hai detto un attimo fa che in Spagna esiste un criterio totalmente diverso rispetto agli altri paesi. C'è una distribuzione libera, autonoma. Bene, la Spagna ci sta dimostrando che non esistono soltanto Barcellona e Real Madrid, ma stanno venendo fuori altre realtà. L'Atletico, il Valencia, no? Sono delle squadre che oggi possono competere, non dico alla pari, ma sicuramente se la giocano. La dimostrazione dell'Atletico Madrid mi pare l'anno scorso mi pare abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti. Allora, io sono assolutamente d'accordo che ci deve essere una revisione del criterio. Qualcosa deve essere fatto, però secondo me le squadre che investono di più, perché hanno un bacino di utenza maggiore, perché hanno un blasone più importante, perché regalano più spettacolo, perché ingaggiano i giocatori migliori e ottengono dei risultati, in base a quei risultati devono avere anche un aiuto economico adeguato. Visto che prima abbiamo parlato del derby della capitale, passiamo all'altro derby, quello della Madonnina, che è stato un po', diciamo, anonimo, nel senso, quali sono i motivi secondo te per cui il risultato fondamentalmente del derby sarebbe stato influente comunque ai fini della classifica? Secondo te chi comunque avrebbe meritato di vincere? E terza domanda, se Mancini e Inzaghi saranno nuovamente confermati oppure ci sarà l'esonero? Ma io devo dire una cosa, non si finisce mai di sorprenderci, no?
nel senso che io non so, tutti i critici che hanno assistito al derby di Milano devono essere di palato sopraffino, perché hanno definito nei modi peggiori possibili lo spettacolo offerto da Milan-Inter. Io ho visto soltanto il secondo tempo, e l'ho detto anche ieri in trasmissione, quindi mi sono fatto un'idea parziale. A me il derby non è che è sembrato questo scandalo assoluto del calcio. Il secondo tempo ho visto una squadra ben messa in campo, l'Inter, secondo me i tifosi della Roma si dovrebbero anche un po' preoccupare, perché insomma, reduci dallo spettacolo di Roma-Atalanta, vedere il secondo tempo di Milan-Inter, francamente qualche brivido io lo proverei. Un Inter che ha giocato, ha sfiorato il gol, ha fatto gol, c'era probabilmente, anzi quasi sicuramente, un calcio di rigore a favore, insomma l'Inter ha giocato, poi non è riuscita, come dire, a fare un gol regolare, si è dovuta accontentare dello 0-0, ma è uscita dal campo secondo me a testa alta. Il Milan è un altro discorso, un altro film, insomma è una squadra che ha veramente problemi, ma problemi di gioco, problemi di organizzazione, problemi di squadra. Non è una squadra il Milan, è un insieme di 11 giocatori, come potremmo essere noi se ci decidiamo di andarci a spogliare, scendiamo in campo, non abbiamo mai giocato, io faccio l'allenatore, e no, perché vi avevo visto preoccupati, gioca, e ci ritroviamo per la prima volta. Ecco, il Milan sembra una squadra di amici che si ritrovano per la prima volta a giocare. Non hanno una geometria, non hanno un'idea di gioco, di squadra. Quante sono le colpe di Pippo Inzaghi? Ma Pippo è un carissimo amico, sa perfettamente che è stata una soluzione di ripiego. Il Milan aveva già deciso il nome dell'allenatore del dopo Allegri e il nome era quello di Conte. Il problema è stato, come dire, è stata la Juventus. Conte si poteva liberare dal contratto con la Juve soltanto se fosse stato chiamato dalla nazionale. Visto che era stato chiamato da un'altra squadra di club, oltretutto rivale come il Milan, non hanno dato il permesso, non hanno sciolto questo rapporto professionale. Conte ha cominciato il ritiro, il primo giorno di ritiro a Vinovo, ha avuto, come posso dire, una crisi sua, personale, per cui insomma in quel momento il rapporto si è definitivamente interrotto. Lo ha salvato la nazionale. Ecco perché io ieri ho detto in trasmissione, secondo me per Conte la nazionale rappresenta una tappa, perché il prossimo anno, a mio avviso, mi posso sbagliare, quindi mi potete tutti spernacchiare l'anno prossimo, ma secondo me Conte sarà il nuovo allenatore del Milan. Erika, poi tra le novità appunto di questa edizione è quella di dare comunque spazio anche al pubblico. Sì, infatti volevo chiamare Augusto, visto che si parla del Natale di Roma, se vuoi venire a dire qualcosa su Conte, visto che abbiamo accennato di Conte nazionale, la tua. Vieni. Forse mi ha chiamato qui perché sa che sono tifoso della Juventus, però io assolutamente non voglio aprire questo discorso, perché vivo da tanti anni ormai qui a Roma e quindi mi sento in qualche modo anche tifoso sia della Roma che della Lazio. Prima di tutto, io mi sento... Scusami, prima Augusto, di tutto... ma io ti dicevi anche da Fiorentina. No, lo dimostra che in casa non ho avuto nessuna influenza, c'ho mio figlio che è un tifoso sfegatato della Roma, questo quindi sta a garanzia dire che io non mi sono assolutamente in qualche modo prodigato. La classica ribellione dei figli nei confronti del padre. Beh, non lo so, ma non credo. Io ma volevo anche, però, ecco, specie parlare. Juventino. Io anche devo dire, in redazione, non avendo tanta simpatia né per la Juventus né per la Roma, in redazione le persone, i tifosi più presenti sono della Juve e della Roma, confermate? Guarda, io guardo tutte le partite, non ho Sky a casa e la domenica, prima è ovvio, se gioca la Juventus vado a vedere la Juventus, ma dopo la Juventus io mi vedo sia la Roma che la Lazio, a prescindere, e mi sento veramente di essere obiettivo, perché tante volte quando vedo la partita
o della Roma o della Lazio, in mezzo a un ambiente che al 90% è sempre romanista, c'è poco da fare. Io li vedo troppo schierati, c'è poco da fare. Io mi sento di essere più obiettivo, non lo so, forse perché non sono, sono nato in un paese che non ha mai avuto una squadra, diciamo, di Serie A. Vengo da una regione come l'Abruzzo, io tipo anche Pescara, però è evidente che Pescara, i limiti sappiamo quelli che sono. A Pescara quindi sono molti milanisti, però. Molti milanisti, però diciamo che l'Abruzzo... Io l'ho frequentata a Pescara, mi ricordo che c'erano molti milanisti. Però diciamo che comunque l'Abruzzo nella sua globalità è al 70% di juventino. È stata sempre dalla parte dei più forti, perché forse... vabbè. Lei sicuramente non è un tifoso di quelli accesi. No. Diciamo che lei è un simpatizzante della Juventus, ma appassionato del calcio, e quindi lei vede tutto. Anche io vedo tutto, lo dico assolutamente. Infatti adesso, riprendendo il discorso, perché mi hanno coinvolto sulla vicenda Conte, io non è che l'avevo seguita bene, ecco, quello che ha detto lei Maffei prima, a me era sfuggito, però sicuramente avevo capito che all'interno dell'ambiente Juventus c'era qualcosa che... non andava, perché dopo aver vinto tre campionati in una maniera veramente spettacolare, così all'improvviso Conte ha deciso, è chiaro, il ciclo era finito. Però non lo so se lui veramente aveva, voleva cambiare vita o voleva avere altri obiettivi. Alla fine del terzo anno Conte, proprio in ragione di questa sua certezza e convinzione che il suo ciclo alla Juventus era finito, ha chiesto ad Agnelli, attraverso Marotta, di essere, come dire, dispensato dal proseguimento del contratto. Quindi uno scioglimento consensuale. Lui ha detto, gli hanno risposto di no, allora lui ha detto allora do le dimissioni. E la Juventus ha risposto, alla Juventus non si danno le dimissioni, al massimo si viene licenziati dalla Juventus. No, perché io l'ho vista, io nella scelta della nazionale non l'avrei fatta, conoscendo Conte come giocatore e poi anche come allenatore, non lo vedo bene per una squadra della nazionale. Per me Conte è un giocatore solamente di società, e è un allenatore di società. Conte ce lo ricorda abbastanza spesso, no? Ma io direi però che qualsiasi allenatore...